Gabriella Grison arriva ad Arezzo con uno spettacolo rivolto alle scuole. Mercoledì 20 settembre, negli spazi della centrale Asia Impianti a San Zeno, circa 800 giovani alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie verranno accompagnati in un percorso divulgativo. Sei donne che hanno cambiato il mondo, questo è il titolo dell'incontro. Gabriella Grison ha scritto un libro bellissimo che ci racconta di sei donne che hanno cambiato il mondo. Sei scienziate, le quali hanno incontrato nel corso della loro carriera una moltitudine di ostacoli che derivavano dal mondo della scienza, che da sempre è stato un mondo sostanzialmente maschile, se non maschilista. E tra queste sei donne io vorrei ricordare il primo capitolo, quello dedicato a Marie Curie, perché davvero è estremamente commovente, toccante, perché questa donna animata da una vocazione profonda, travolgente, coinvolgente in maniera assoluta per la scienza, si è dedicata alla radioattività e di radioattività è morta. Ma noi nel nostro piccolo cosa facciamo? Ottemperiamo un obbligo di legge che è quello di far conoscere queste aziende pubbliche, che poi sono impianti strategici nazionali, anche nelle fasi più difficili, come la fase di costruzione. In questo momento stiamo costruendo una linea di termovalorizzazione da 75.000 tonnellate, quindi immaginatevi le difficoltà di mandare avanti un'impiantistica che contemporaneamente costruisce un termovalorizzatore ma soddisfa anche le necessità di recupero dei rifiuti di una comunità da 400.000 abitanti. Quindi in questa ottica il fatto di proporsi come polo scientifico, di divulgazione scientifica, di informazione, va proprio nella direzione di coinvolgere il cittadino che venga da noi, che veda quello che si fa e che si renda conto appunto di quello che la bontà di aziende pubbliche tipo questa possono rappresentare. Un appuntamento promosso dalle ACLI di Arezzo all'interno del progetto Donne in Scienza. Alla sera, poi, nell'ambito di Alti Scaffali, il confronto con il pubblico e con l'ironia dissacrante degli avanzi di Balera. Le donne che hanno cambiato il mondo, ma noi nel passato abbiamo avuto donne come la Popa Randellini di Frassineto, come la Maga Boniscioli, come l'Emma Vicchi di Chiani, e non hanno cambiato il mondo queste donne. Scusa, abbi pazienza.